Eccolo Steve Alamai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, Erzilli nel canale, un altro video insieme, un buon martedì e un buon giorno a tutti voi e partiamo subito con le notizie di oggi perché, come avete visto, a ciel sereno e anche in maniera inaspettata, anche se c'era stato un sentore di questa possibilità di trattativa, si parla di Di Lorenzo in maniera sempre più insistente alla Juventus. Come ripetono anche in maniera molto chiara i ragazzi di Sport Italia, Pedullà, Criscitelli, eccetera, praticamente Giovanni Di Lorenzo ha la maglia della Juventus ormai cucita al petto. Il 31enne, classe 93, è pronto al salto dal Napoli alla Juventus. E perché diciamo questo? Perché ha avuto un colloquio molto chiaro con la proprietà, con Dario De Laurentiis, con Conte e con Manna. E Manna, al momento in cui appunto Conte gli ha chiesto sono pronto a puntare su di te, eccetera, Di Lorenzo ha detto no, vorrei andare alla Juventus, non mi fa piacere questa stima dell'allenatore, ma voglio cambiare aria anche per la spaccatura che si è creata nel clima e con la proprietà, e quindi Manna gli ha detto vai pure, cioè non possiamo tenere un giocatore contro voglia. Quindi diciamo che la trattativa con Di Lorenzo è veramente quasi fatta, quasi da andare a concludere. Quindi ripeto, da un lato posso dire questo, cioè un ragazzo di 31 anni, però è un punto fermo della nazionale di Spalletti, ha grandissimi rapporti con Giuntoli, Stefanelli e Pompiglio e, come ho detto, secondo me ha ancora molto da dare al nostro calcio italiano in Serie A. E ha anche esperienza internazionale, lo sappiamo benissimo. Quindi è vero che è un po' fuori quota rispetto ai prototipi di giocatore che di solito Giuntoli sceglie, però in questo caso si può chiudere anche un occhio perché credo che riusciremo in qualche modo anche a trovare un'operazione fattibile, una soluzione buona per entrambi, sia per il Napoli che per la Juventus. E evidentemente Thiago Motta ha dato il benestare a Giuntoli per questa operazione. Credo che sia uno degli unici ultra trentenni che andremo a prendere, perché fondamentalmente tutti gli altri nomi che abbiamo fatto sono tutti di giocatori comunque in linea verde, comunque nella linea della nuova mentalità della Juventus. Quindi ripeto, ragazzi, se si dovesse chiudere questa trattativa, sarei fondamentalmente anche contento, perché in ogni caso avete visto anche il costo proibitivo di Calafiori. Non so se alla fine si concluderà. Di Lorenzo è vero che ha un ruolo completamente diverso perché è un terzino destro, però intanto andiamo ad aggiungere massa alla difesa perché comunque parte Sandro e deve entrare qualcun altro. Quindi in ogni caso vedremo cosa succederà. Da qui a dire è fatta, è ufficiale, benvenuto. Ci vuole ancora un po', non possiamo dirlo, però diciamo che, ecco, ci sono delle sensazioni molto forti che il colpo si possa fare e come. Quindi, altra notizia invece importante è quella che riguarda Rabiot, perché il suo caso continua a tenere banco. Adesso addirittura, stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, che ha il dente avvelenato con tutti quei giocatori che erano, diciamo, protetti dall'assistito precedente dell'ex guida tecnica, oppure giocatori che in qualche modo avevano messo i bastoni fra le ruote all'ex guida tecnica. In ogni caso, non voglio vederci una coincidenza, però ecco, viene dedicato un piccolo spunto di giornale anche proprio a Rabiot, che in qualche modo starebbe tentando il Milan e non poco, proprio perché è un parametro zero, se non rinnova va via senza un soldino. Però il problema è l'ingaggio, come al solito, perché chiede 7 milioni e mezzo barra 8. Il Milan ci potrebbe arrivare a livello di budget solo inserendo dei bonus corposi. Quindi probabilmente proveranno l'assalto. Adesso c'è il summit, il vertice con Mamma Veronique. Ripeto, da quel che trapela sembra che Giuntoli e Thiago Motta abbiano tutta l'intenzione di tenerlo con questo 2 più 1 a 7 e mezzo. Vedremo appunto cosa succederà. Sappiamo che secondo me molte delle situazioni che si sono create, delle offerte che sono spuntate, non sono veritiere, perché secondo me Rabiot di mercato ne ha veramente poco e, come ho detto, se dovessimo tenerlo ci vorrebbero comunque altri due centrocampisti. Mo che sia Douglas Luiz e Koopmeiners, mo che siano Douglas Luiz e Samardžić, ma dobbiamo assolutamente andare a rimpolpare la zona nevralgica del campo che soffre veramente di grandi mancanze tecniche. Quindi, insomma, anche lì bisogna alzare il tasso tecnico e il tattico. Quindi vediamo il da farsi. Ripeto, ragazzi, io sono di questa opinione e ve l'ho detto anche ieri. Se Rabiot dovesse chiedere 8 milioni a Giuntoli, dobbiamo veramente fargli vedere la porta della continenza e farlo uscire. Se accettasse 7 e mezzo, che già sono proprio tirati, tirati per i capelli, non solo per il valore del giocatore, ma anche per il rendimento che lui ha avuto negli ultimi mesi. Quindi è chiaro che bisogna veramente darci un taglio e chiudere tutto. Per Chiesa, invece, che era un altro nodo spinoso, sempre affrontato da Zazzaroni, sembra che la decisione sia slittata nel post Euro 24,
Federico, numero 7 bianconero, vuole dedicarsi alla nazionale e non pensare in questo momento a un'eventuale uscita. Come ho detto, la verità è una sola. Chiesa non è che non è centrale nel progetto. Chiesa è l'unico vero sacrificabile dei tre, Bremer, Vlahovic e di alcuni altri, se si dovesse arrivare al punto che serve un tesoretto per andare a fare altro mercato. Finito lì. E soprattutto se si dovesse andare a delineare una prospettiva buona per un Gudmundsson, un Greenwood, uno Zirkzee, che adesso è in orbita Milan, quindi molto complicato, però solo se la Juve dovesse avere in mano un altro giocatore di grande caratura e comunque superiore a Chiesa. Altrimenti tu non puoi mandare via un giocatore così di punta, il cardine, per non neanche rimpiazzarlo, perché questi sono stati errori nella gestione paratici precedenti, quindi non bisogna ripetere le stesse cose. Poi, Szczęsny, Douglas Luiz, ultimi focus, perché sembra che oggi ci sarà la prima offerta ufficiale da parte del club saudita al Nasser, con 5 milioni pronti ad essere versati nelle nostre casse per il cartellino del polacco che va in scadenza 30 giugno 2025, quindi chiedere di più è molto complicato. Si potrebbe provare ad alzare a 10, però a questo punto c'è già il sì del giocatore, del portiere, c'è l'accordo col club saudita, quindi io eviterei di tirare troppo la cinghia. 15 milioni netti a stagione per un biennale pronti per lui, e come ho detto è vero che non sta nel grande calcio, però ha l'opportunità comunque di fare titolare in una squadra che lo paga bene e magari rimanere nell'orbita della nazionale polacca. Vedremo, perché comunque c'è una bella concorrenza anche con Skorupski e altri portieri emergenti che abbiamo visto. Quindi, insomma, anche qui la Juve può fare un colpaccio, perché risparmierebbe un lordo di 13 milioni e per noi non è poco. Quindi, insomma, vediamo, manca solo l'accordo economico tra i club, quindi io diciamo che posso solo aspettare di questo per poi nei video magari darvi anche l'annuncio e l'ufficialità. Poi chiudiamo il video per farlo bello corposo, denso di contenuti, in modo tale da rimanere fedeli a quello che sta succedendo. Douglas Luiz, altro punto trattato tra l'altro anche da Di Marzio a Sky, e in maniera molto precisa e dettagliata: il giocatore può arrivare alla Juventus, ci sono i presupposti ed è molto vicino, ma c'è un ma. La Aston Villa, come abbiamo detto, deve sì rientrare nel fair play finanziario entro il 30 giugno, però ha fatto la furba con Monchi, che è molto bravo a fare queste trattative. Ha detto, va bene, si può fare, però invece di McKennie e soldi, visto che non ce li avete o non volete darli, McKennie e Illing per più 20 milioni. Questa è una decisione difficile. Allora, McKennie tranquillamente può essere rimpiazzato da Barrenechea, Nicolussi. Secondo me abbiamo già giocatori di qualità superiore a McKennie, che è vero che ha dato tutto come un leone, ma è un giocatore più di quantità e meno di qualità. E poi Illing Junior, ecco, questo è un problema, perché magari sulla fascia sinistra siamo un po' carenti, perché se poi esce anche Kostic bisogna un attimo stare attenti a questo punto di vista. Quindi anche qui attenzione a questa possibilità, vedremo cosa succederà. Però ecco, Giuntoli è in pressing sul brasiliano. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci. Un abbraccio forte a me e Danila. Forza Juve fino alla fine.